Bodiroga, Laurel, Gentile, Fucca, Laezza, Tonuta e tanti altri. Nomi che hanno fatto la storia del basket triestino. Ora tocca a quelli dell'Alma lasciare il segno nell'Albo d'Oro. I ragazzi di Dalmassona hanno risposto presente alla prima chiamata. L'auspicio della curva si è trasformato nel primo vantaggio della serie di finale con Casale. Ma attenti, è stata una faticaccia. La Novi Più è un osso duro, piena di talento, tosta in difesa e con una batteria di lunghi da far paura. Ed è pure più lucida nell'approccio a gara 1. Subito in vantaggio e in controllo la squadra di Ramondino, contratti, gelidi al tiro e visibilmente emozionati biancorossi. Le triple di Bowers e Cavaliero aiutano a stare al passo degli ospiti in un primo quarto segnato da una graticola di tiri da tre punti. Il veterano Blizzard fissa il primo parziale sul 19-22 e riprende a colpire nel secondo quarto. Casale sfrutta al meglio la combinazione fra i tiri ravvicinati di Martinoni e le trovate di Tommasini e, cementando la difesa con la zona quasi sistemica per gli ospiti, accumula un vantaggio che tocca i 13 punti. L'Alma sente chiaramente la pressione, ma ritrova in Green e da Ross l'energia per risalire. Non c'è l'aggancio immediato, ma farà una trovata da campetto di Mussini e una tripla di Fernandez si chiude a metà gara sul 37-43. La rimonta si completa nella ripresa con il Lobito che confeziona due triple per il pareggio. L'ingresso in partita di Big Shot Loschi, che ne mette altre due, sembra poter incanalare il match, ma Casale non si fa intimidire dal boato dell'Almarena. Martinoni un killer, Tommasini non molla di una virgola. Ed è evidente che la partita finirà in volata, perdendo però uno dei protagonisti. Tommasini esce dal campo in lacrime con un ginocchio malconcio. In una situazione di parità progressiva, possesso dopo possesso, l'Alma tenta la fuga con Bowers, bravissimo a sfruttare le sue doti tecniche per far uscire i giganti di Casale dall'area e colpire da tre. L'americano è un clinic, ma si viaggia ancora in parità. Poi l'accelerata di Green in pieno furore agonistico, un paio di recuperi difensivi e la lucidità di Daross in post. Un mini parziale che Casale controbilancia in area con Marcius e Sanders, ma quando Bowers azzecca la tripla del più 6 a due minuti scarsi dal termine, il match sembra finalmente avere un padrone. Ci vuole ancora parecchia fatica e nemmeno dopo il canestro in contropiede di Green la partita è definitivamente chiusa, fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo tiro libero, quello dell'83-79 finale. 1-0 Trieste, martedì di nuovo in campo per gara 2.